D'intesa con l'ASL, devo ringraziare il direttore generale, il direttore sanitario in particolare, perché realizziamo una cosa che tornerà non a vantaggio, mitigherà qualche asprezza della vita che riguarda le famiglie che hanno bambini con handicap, con difficoltà. Sono bambini che invece bisogna far rientrare nella normalità. Quindi noi abbiamo dato questa casa di Jones, che poi si chiamerà casa Benedetto XVI, e per loro, in modo tale che troveranno una forma di ristoro, di presenza nella quotidianità, cioè sarà chiunque può andare, mamma o altro, i bambini che saranno là dalla mattina fino al tardo pomeriggio verso sera, e poi là sarà così un polo che riguarda appunto le difficoltà di natura sanitaria, di natura esistenziale, quando riguarda questi bambini che hanno difficoltà non soltanto loro ma anche gli altri. E là, che era nato anche come polo che riguardava il settore del mondo dell'Alzheimer, invece già chiuderemo la storia con Ceppaloni, dove era interessato precedentemente, ci sarà una presenza dell'Alzheimer anche là, intesa col direttore generale, e soprattutto dove c'è attualmente lungo sabato c'è la struttura dell'ASL, là andranno invece a confluire i malati Alzheimer, con le stesse, diciamo, segnalazioni, con la stessa connessione di rapporti tra noi come istituzione comunale e l'ASL, l'amministrazione dell'ASL. Ha chiesto marzo come tempi? Sì, questo dipende un po' dalle richieste, poi dai ritardi che ci sono. Ormai tutte quante le cose che sono manifatturiere hanno ritardi dopo le vicende del Covid, poi le vicende ultime, cioè, quindi c'è questo ritardo, però ormai è fatto, abbiamo segnato, diciamo, da questo momento in poi l'ASL è il proprietario della struttura che era del Comune, abbiamo dato al Comune, potevamo utilizzare in altro modo, ma mi sembra giusto darlo alle famiglie che avevano maggiori problemi nella città di Benevento e anche della provincia di Benevento. C'erano bambini qua che dovevano essere portati a Sant'Agata, altrove, eccetera, insomma, con dispendio di energie e di risorse da parte delle famiglie che indubbiamente, insomma, e oggi l'ho fatto, che è anche il mio compleanno, quindi volevo che fosse fatta in questa giornata la firma, che era dono della città rispetto alle famiglie che hanno questi problemi.